Buonasera amici del calcio europeo e ben ritrovati con questa nuova puntata di Eurogol con tutto il meglio dei campionati esteri. Sono Giacomo Mastromarino e come sempre ho il piacere di dare il benvenuto in studio ai miei inseparabili compagni di viaggio, Claudio De Natale, benvenuto in studio Claudio. Grazie, ciao a tutti. E Alessandro Spiniello, buonasera Ale. Ciao, Giacomo, e ben ritrovati in studio ragazzi, carichi per partire, per analizzare questa giornata di campionato che ha visto protagoniste diverse squadre in giro per il nostro continente. Come nostra consuetudine, non possiamo non partire dalla Premier League e da un pareggio pirotecnico tra Chelsea e Manchester City, partita da Premier League, sì, esattamente come sì. Ce l'aspettavamo. Un Chelsea che sembra in gran ripresa, Claudio, sarei d'accordo con me, che sì, ferma un City che sembrava l'avesse apparentemente portata a casa. Sì, col gol fortunato all'85esimo di Rodri, con deviazione di Thiago Silva del 4-3, sembrava che il Manchester City avesse chiuso i conti definitivamente, poi è arrivato il 4-4 su rigore dell'ex Palmer. La partita è stata spettacolare per un tifoso neutrale, senza dubbio. Tanti gol, tante belle giocate, tante azioni offensive, tanti errori anche difensivi, perché se ci sono 8 gol in una partita non può essere una partita tattica con delle difese solide. E ne parleremo a breve di un aspetto tattico. Volentieri. Parleremo a breve. Sì, io ricordo l'errore di Guardiol, anche qualche errore dei portieri sul gol di Jackson del Chelsea, Ederson non è stato perfetto. In ogni caso una partita che lascia un po' di amaro al City, che l'aveva quasi portata a casa all'85esimo, mentre il Chelsea in netta ripresa, l'avevo già lodato un paio di settimane fa dopo due o tre bei risultati, dopo il pareggio casalingo con l'Arsenal, nonostante fosse stato rimontato, si erano visti dei bei segnali, poi tonfo interno, adesso in ripresa tiene testa a probabilmente la squadra più forte del mondo, con un'ottima partita, soprattutto in fase offensiva. Hai parlato proprio di difesa, Claudio, hai parlato proprio di aspetti tattici, no? E su questo volevo un attimo soffermarmi, perché del City quanto è mancato John Stones. A Cancio ha dovuto fare il pivot, ruolo sì, che praticamente gli ha reinventato Guardiola, no, all'inglese, si è visto bene anche in finale di Champions contro l'Inter. Akanji spostato un po' verso il centro, un po' difendere, dato quasi fastidio a Rodri. Come l'hai vista? Abbiamo visto questa tendenza di Guardiola dall'anno scorso, che ha svoltato la stagione del City e ha portato la Champions League, di mettere giocatori atipici davanti alla difesa. Esatto. E l'anno scorso John Stones. Quest'anno abbiamo visto invece atipico scendere Bernardo Silva, quindi un giocatore offensivo, un trequartista, un esterno, scendere e giocare invece, prendere palla e giocare lui davanti alla difesa. Adesso abbiamo visto Akanji con risultati alterni, nonostante il gol, però frutto di un colpo di testa da palla inattiva. Quindi forse Guardiola sta sperimentando, se lo può permettere, perché comunque la situazione in classifica adesso con questo pareggio è anche interessante, tante squadre in pochi punti, però non è che si trova a 10 punti dalla vetta e rischia di giocarsi la Premier League. Situazione tranquilla anche in Champions League, dove il City con ogni probabilità vincerà tranquillamente il suo girone, quindi secondo me Guardiola sta provando a sperimentare, come ha fatto l'anno scorso, per trovare soluzioni vincenti, soluzioni che sorprenderanno poi in primavera, dove si giocheranno le partite decisive, sia in Premier League sia in Champions League. L'anno scorso la partita decisiva era stata la semifinale stravinta contro Ancelotti, contro il Real Madrid, aveva sorpreso i campioni. E dove si era vista bene dei Blancos. Cosa, esatto. Si è vista bene quella cosa che dici di Bernardo Silva, no? Molto a giocare tra le linee. City è primo, comunque, sì, a quota 28 punti, c'è un Chelsea invece, vengo da te Ale, che è sempre decimo in classifica, a quota 19 punti, però la cosa interessante, tu hai parlato, Claudio, che sta sperimentando molto Guardiola, e vengo da te Ale e ti chiedo, sta funzionando questa cura Pochettino? Perché comunque i singoli fanno bene, cioè, Raheem Sterling, man of the match nella partita contro il City, Palmer ha il ghiaccio nelle vene quando calci rigori questo ragazzo, personalità, carattere, tra l'altro prodotto del vivaio del City, ironia della sorte, ha fatto una grandissima partita, ha segnato il rigore. Sta funzionando la cura Pochettino secondo te per i Blues o ancora presto? 50-50, no? Secondo me non siamo ancora veramente arrivati a vedere il massimo del Chelsea, però in dubbio come nelle ultime partite questa squadra sia netta ripresa, stia trovando anche un suo modo di giocare, perché all'inizio mi sembrava anche una squadra forse un po' troppo confusa, tanto possesso palla, ma di fatto quando arrivava sulla tre quarti avversaria non riusciva quasi mai ad essere incisiva. Sta trovando la quadra giusta, di fatto anche sono 8 gol nelle ultime due partite, sì, contro il Tottenham e Manchester City, quindi non contro squadre di bassa classifica. Aspettiamo ancora un paio di settimane per vedere effettivamente quanto la mano di Pochettino si vedrà. Hai parlato di Tottenham, Ale, questo mi dà un assist perfetto per parlare della squadra di Postecoglou, che Claudio, torno di nuovo da te, sì, perde la seconda partita consecutiva contro i Wolves, contro Wolverhampton.
Allora, è vero che comunque c'erano tanti alibi, no? Per l'allenatore australiano ex Celtic, insomma Van de Ven prima di tutti, che comunque è fuori, Maddison, inventore, insomma, con il quale ha le chiavi del centrocampo degli Spurs, che è fuori fondamentalmente fino al nuovo anno. Secondo te è un incidente di percorso? Una sconfitta che ci può stare, oppure stiamo tornando a vedere il vecchio Tottenham a cui siamo abituati, a cui siamo stati abituati purtroppo nel corso degli anni? Se col Chelsea la gara era stata condizionata inevitabilmente dalle due espulsioni, qui il Tottenham sì, paga tante defezioni, soprattutto in difesa, con tre quarti della difesa titolare, che tanto ha sorpreso, tanto ha difeso bene in queste prime giornate, con Van de Ven fuori, i due squalificati Romero e Udogi, e lo stesso tu hai detto Maddison, però la butta via in vantaggio fino al 91esimo, 1-0, sì, 7 minuti. Esatto, una gran giocata di Sarabia che apre alla rimonta del Wolverhampton, poi Lemina in contropiede fa perdere un punto al Tottenham, che comunque non sarebbe, per come si era messa la partita, per i valori visti in campo, sarebbe stato anche forse tirato per la squadra londinese. È un Tottenham che è quarto in classifica, esatto, adesso. Sì, poi sono tutte lì le squadre, però non gioca da Tottenham che abbiamo visto in questa prima parte di stagione, non gioca da squadra che deve vincere la Premier, che comunque si candida per vincere la Premier League per quello che si è visto in queste giornate, e si rivede un po' il Tottenham degli ultimi 5, 6, 10 anni. Un pensiero sul Tottenham per te, Ale? Io te la faccio brevissima, credo che l'assenza di Maddison sia veramente una chiave di lettura importante per questa sconfitta. Per una squadra che invece sorprende c'è un'altra che insomma dà conferme, no? In questo caso stiamo parlando dell'Arsenal, che passeggia fondamentalmente contro Burnley, che tra l'altro quale sono la sua quinta sconfitta consecutiva. Sì. Poco da dire comunque sulla partita dei Gunners. Poco da dire, Burnley fanalino di coda di questa Premier League con soli 4 punti, un Arsenal che vince senza storie, una partita che ha regalato poco perché ha dominato l'Arsenal, che vince meritatamente. Queste partite, lo dicevo anche settimana scorsa, non sono mai da sottovalutare, ma qua i Gunners hanno fatto di tutto per portarsela a casa in tranquillità. Allo stesso tempo c'è uno United che, così come la scorsa giornata di campionato, vince di corto muso, in questo caso contro il Luton Town, vengo da Teale. Anche lì, squadra, come abbiamo detto tante volte in questa trasmissione, non sta convincendo. Possiamo soffermarci un po' sull'attacco in questo caso, perché c'è di fatto Rashford che non segna dal 3 di settembre. Højlund che fa sfracelli in Champions League, ma allo stesso tempo insomma fa abbastanza fatica in Premier, e la squadra di Ten Hag, insomma, nonostante respiri, comunque continua a non convincere. È una squadra molto in difficoltà, cioè, soprattutto dal punto di vista del gioco, perché poi alla fine, se andiamo a vedere la classifica, comunque lo United è in piena zona Europa e è solamente a 6 salendo, punti, esatto, è a pochi punti anche di distanza dalla Champions, impensabile poi vedendo di fatto quando lo si vede giocare. Lo United che sembra veramente essere trascinato da un singolo, che è Bruno Fernandes, che fa un po' quello che fa Maddison al Tottenham, si è veramente decisivo quando si tratta di quando si tratta proprio nei momenti importanti della partita. Bruno Fernandes si fa sempre trovare pronto. Lo United forse è un po' troppo dipendente però dal portoghese. Io mi immagino lo United senza di lui quanta difficoltà potrà avere per questa squadra. Sì, parlando soprattutto anche di altre squadre, visto che ci siamo soffermati proprio sui vertici alti della classifica, non abbiamo parlato ancora del Liverpool con Momo Salah, che colleziona il suo 10° gol in 12 partite. Claudio, torno da te. Liverpool che lì, secondo, insomma, i vertici alti, darei fastidio al Manchester City. Sì, stesso discorso un po' dell'Arsenal, partita in casa contro il Brentford, che comunque non è con Burnley, Brentford, buona squadra di metà classifica. Un Liverpool che non sbaglia, perché abbiamo parlato settimana scorsa del brutto pareggio contro il Luton Town, gioca una partita solida, efficace in zona offensiva e con un Momo Salah sugli scudi, che se continuerà su questa linea, se manterrà la leadership in avanti offensiva che ha di questa squadra, potrà regalare delle belle soddisfazioni al Liverpool. Hai parlato di leadership, non ha la leadership del campionato tedesco il Bayern di Monaco, che conta 29 punti, ma c'è sempre il Bayer Leverkusen di Xabi Alonso. Ma parlando proprio della squadra di Monaco di Baviera, c'è una vittoria schiacciante contro l'Heidenheim, ma soprattutto, e vengo da te Ale, c'è un signore chiamato Harry Kane che sta facendo veramente sfracelli. Perché? Perché segna il suo 17° gol in 11 partite, di fatto diventa a pieno diritto il capocannoniere questa Bundesliga. Ma ormai non è più una novità, no? Che lo diciamo ogni settimana,
è nato per segnare, lo sta dimostrando, l'ha dimostrato al Tottenham, lo sta dimostrando adesso in Bundesliga con la maglia del Bayern Monaco. Bayern Monaco che nelle ultime partite sta iniziando a far vedere dei netti miglioramenti, secondo me, anche rispetto a, ad inizio stagione. Ha trovato la quadra offensiva, sempre un po' traballante là dietro, perché alla fine prendere due gol in casa contro l'Heidenheim, se pensi che devi vincere il campionato, non è una cosa così positiva, secondo me. Che evidenzia, scusate, un altro problema comunque di testa di questa squadra, esatto, perché, comunque si, era fatta, perché comunque si era fatta rimontare prima del 3-2, esatto, del 4-2, che evidenzia come a volte uno stacca la spina, questa squadra insomma diventa vulnerabile. E poi però lì davanti ti trovi Kane, ci sono Sané, c'è Coman, c'è Müller, c'è Musiala. Un potenziale offensivo di questa squadra è veramente qualcosa di clamoroso. Deve un attimo sistemare però là dietro. C'è una squadra soprattutto che, hai detto, sta facendo bene, ma c'è soprattutto un giocatore che è Manuel Neuer, che pensate un po', contro l'Heidenheim è stata la sua 36esima squadra sconfitta in Bundesliga da quando è entrato nel calcio professionistico. Manuel Neuer e, come hai detto tu, comunque un Kane che sta facendo bene. E dall'altra parte c'è un Bayer Leverkusen che non perde la vetta, no? Se vuoi commentare anche tu, Claudio, qualcosa, c'è comunque una squadra che sta facendo bene, quella di Xabi Alonso, e che insomma colleziona comunque vittorie su vittorie, sì. Almeno è il 16esimo risultato utile su 17 partite disputate quest'anno tra Bundesliga e Coppe Europee. Insomma, questo si commenta abbastanza da solo, no? No, straordinaria, la sorpresa di questa squadra, il fatto che Xabi Alonso, con pochissima esperienza da allenatore, riesca, o comunque perlomeno per in questo inizio di stagione, stia riuscendo a mantenere la squadra innanzitutto su livelli altissimi di punti, di gol fatti, ma anche di gioco. È bellissimo da vedere questo Bayer Leverkusen, e da tifoso neutrale, comunque appassionato di Bundesliga, non so Ale se tu sia d'accordo, se da un lato il Dortmund sta deludendo e con ogni probabilità non lotterà per il campionato, si spera che questo Bayer Leverkusen mantenga la classifica, ci auguriamo un bel duello col Bayern se continua a giocare così, assolutamente sì. Mi sembra forse la squadra più in forma sicuramente della Bundesliga, ma forse anche una delle migliori per gioco espresso in Europa, senza dubbio. Non è molto in forma invece il Borussia Dortmund, perché così possiamo commentare il torneo teale, così proprio non va, squadra comunque ancora disattenta. Abbiamo parlato dei problemi dei gialloneri anche nel corso delle puntate scorse. E per quanto riguarda lo Stoccarda, possiamo dire bentornato a Gyarassi, che seppur segna su rigore, comunque insomma torna facendo quello che sapeva fare meglio e che ci ha mostrato ampiamente in questa Bundesliga, cioè gol. E tre punti decisivi contro lo Stoccarda, che si rilancia dopo due partite non brillantissime. Ti avevo detto, no, durante il periodo fuori di Gyarassi, che si vedeva adesso la vera forza di questo Stoccarda. Senza Gyarassi era una squadra completamente diversa. Adesso che è tornato, già anche solo il fatto magari di avercelo in panchina, perché lo Stoccarda di fatto ha dominato contro il Dortmund, già il fatto di avere Gyarassi in panchina, magari anche soprattutto a livello mentale, ha dato qualcosa in più a questa squadra, contro però un Dortmund che ha veramente troppe difficoltà. Avevamo detto nelle settimane scorse a livello di gioco, mi viene da dire anche a livello mentale, perché è una squadra che in campo non è mai scesa questo fine settimana. Non ha difficoltà invece a livello mentale il Girona, perché oramai non è più una sorpresa, andiamo in Spagna, torno da te Claudio, perché? Perché il Girona è sì primo a quota 34 punti, però è una squadra, come abbiamo detto anche col Bayern, no? A volte bisogna analizzarla anche da un punto di vista psicologico, una squadra che cosa fa? Una squadra che passa in svantaggio anche in questo turno, eppure riesce incredibilmente a recuperare, no? Quindi sta facendo bene anche sotto quell'aspetto lì. Sì, il copione è sempre lo stesso. Passa in svantaggio e poi rimonta con il solito Dobnik e l'esterno Savio, esatto. È un Girona, se da un lato in Germania abbiamo il Bayer Leverkusen che sorprende, sì, Xabi Alonso, comunque una squadra abbastanza blasonata, il Girona è la vera sorpresa d'Europa di questo 2023, e anche qui speriamo che continui questa vera favola. Anche qui gioca bene, va sotto, va in svantaggio, cioè sembra la costante delle loro partite sia quella di andare sotto, poi scatta qualcosa nella testa della squadra che continua a giocare come se fossero 0-0, riesce a macinare gol su gol, quindi finché continua così lo spettacolo in Spagna continuerà, è assicurato. Continuerà, e preparatevi perché stiamo preparando un approfondimento sul Girona che vi mostreremo nelle prossime puntate, insomma, quindi vedremo ad analizzare più nel dettaglio il cammino straordinario della squadra catalana. Per una che vince c'è un'altra che vince, anzi stravince, parliamo del Real Madrid che passeggia in casa contro il Valencia 5-1, doppiette di Rodrigo
e Vinicius è una squadra che anche senza Bellingham, ed era stato un po' questo il dubbio, no, di questa stagione, se potesse con l'inglese insomma ottenere risultati utili alla classifica, l'ha fatto benissimo il Real Madrid, che vince in modo schiacciante. Come l'hai vista tu questa partita dei Blancos? Ma dominante, il risultato parla da solo, alle doppiette dei due brasiliani da te citati si aggiunge un gran gol di Carvajal. E quello che c'è da dire sul Real, che sembrava inizio stagione Bellingham dipendente per quello che ha portato il giovane inglese ai Blancos, ma il Real Madrid è ben altro oltre Bellingham, c'è tanto di più, la squadra, soprattutto il potenziale offensivo, seppur senza un vero centravanti, è altissimo, 3 milioni in Europa, per non parlare del centrocampo che si permette addirittura spesso di tenere Modric in panchina. Dunque i Blancos, oltre che in Europa, dove ovviamente saranno sempre protagonisti, daranno il filo da torcere all'altra grande rivale, il Barcellona, per la conquista della Liga, senza esattamente dubbio. Il Barcellona, vengo da te Ale, perché? Perché il girone è primo, il Real Madrid è secondo e il Barcellona è terzo, quota 30 punti, un Barcellona che ritrova anche un gran Lewandowski, no? Una partita che insomma è iniziata un po' in difficoltà, primo tempo non eccelso di Blaugrana, no? Poi Xavi cambia modulo, passa la difesa 3, insomma Koundé fa anche bene, serve l'assist per Lewandowski che insomma torna dopo circa 50 giorni di inattività fondamentalmente. Barça non perfetto, se l'anno scorso l'avevamo elogiato soprattutto per la grande fase difensiva di questa squadra, quest'anno mi sembra che stia mancando forse un po' questa sicurezza, un po' meno solido, questa certezza. Esatto. Di fatto, come hai detto tu, Barça che dal cambio di modulo poi controlla la veste e riesce a ribaltare la partita, portarsi a casa 3 punti fondamentali, perché scappa il Girona e iniziamo a scappare però anche il Real Madrid, diciamo che se il Girona può perdere punti nel corso della stagione, difficile che li perda il Real Madrid, quindi vittoria fondamentale soprattutto da questo punto di vista secondo me. Per le tre squadre, le tre, insomma almeno le due grandi di Spagna più il Girona, c'è ovviamente la quarta incomoda, che è l'Atletico di Madrid, è staccata anche in questo caso 2 punti dal Barcellona, sì, che appunto sono i Cocionero, la squadra di Simeone, Tonodate e Claudio, perché vince contro il Villarreal 3-1, ma c'è un signore, un certo Antoine Griezmann, che sta facendo bene, 300° gol in carriera, 169° gol con l'Atletico di Madrid, 12° gol in stagione, insomma si commenta abbastanza da sola, no? La stagione del francese. Sì, del francese, dell'Atletico, che comunque continua a giocare bene, continua a segnare tanto. In settimana aveva battuto per 6-0 il Celtic in Champions League, vince nel posticipo per 3-1 contro il Villarreal, un Atletico che convince, segnano Witzel, Lino e, come data citato, Griezmann, e ribaltano il gol iniziale di Moreno del Villarreal, un Atletico che poco, l'avevamo già citato, poco ciolismo abbiamo visto in questa stagione e anche in questo anno 2023, segna tanto, questo 3-5-2 convince, coinvolge tanti giocatori e lì davanti Griezmann, Morata si trovano alla perfezione, un Atletico che continua a sorprendere se vogliamo, perché resta lì attaccato al treno di testa, esatto, e sembra poter contestare il titolo alle solite Real Madrid e Barcellona. Se riuscirà a sorprenderci, abbiamo parlato di Antoine Griezmann e passiamo da un francese all'altro, perché ci spostiamo in Francia, sì, ma a parlare di un fenomeno, lo sappiamo, che Mbappé, autore della vittoria contro il Reims per 3-0, 13° gol in questa Ligue 1, al di là del fenomeno, che insomma, come detto prima, lo conoscevamo già, non è una sorpresa, fanno un po' discutere, no, le dichiarazioni di Luis Enrique, che nonostante la prestazione super della sua star ha detto che Mbappé può fare di più. E io voglio sapere che cosa ne pensate ragazzi, perché è certamente una dichiarazione che fa abbastanza discutere, no, quella dell'allenatore spagnolo. Beh, ormai siamo un po' abituati a queste dichiarazioni. L'esternazione di Luis Enrique. Da quando è iniziato il campionato che non lascia in pace Mbappé. Ogni fine partita più fa bene, più devo andare a criticare, no, diciamo così. Che da una parte ci può anche stare, no, questo atteggiamento. Però dall'altra devi pensare che Mbappé ti sta di fatto trascinando da solo la stagione, almeno togli Mbappé a questa squadra, il Paris sarebbe sicuramente messo peggio in Champions League e in campionato non sarebbe primo. Perché è primo, esatto, c'è una nuova capolista. Ti sta facendo almeno il 70% del lavoro del Paris, lo fa Mbappé. Dove può migliorare, secondo te, Mbappé, prendendo in considerazione le dichiarazioni di... Considerando le dichiarazioni, forse più che per migliorare qualcosa sul campo, è un modo... Probabilmente l'allenatore di sicuro lo conoscerà meglio di noi, è un modo per tenerlo sempre sul pezzo, è leader tecnico e deve diventarlo anche, deve diventare a tutti gli effetti leader carismatico di questa squadra, pizzicarlo anche dopo una tripletta, dopo aver dominato
la partita in lungo e largo, potrebbe essere un modo per fargli capire che lui deve diventare a tutti gli effetti il leader, il trascinatore, anche a livello caratteriale, a livello emotivo di questa squadra. Quindi penso che le parole di Luis Enrique siano rivolte a quello. Dal lato tecnico Mbappé ha poco o nulla da migliorare. Così, magari Enrique intendeva magari completarsi un pochino da un punto di vista tecnico, e mi spiego meglio, cioè allargare il ventaglio di soluzioni che può offrire il francese. Penso per esempio a una maggiore presenza in area di rigore, magari segnare più gol di testa, no? Lui che è comunque un giocatore di strappo, un giocatore di rompente, un giocatore comunque di forza fisica, di grande forza fisica, forse ecco essere più coinvolto nel gioco, ma d'altra parte parliamo di un esterno d'attacco, sì, parliamo comunque di un giocatore che sta risolvendo la stagione del Paris Saint-Germain, quindi insomma arrivare a criticarlo diventa difficile, forse era più, come dici tu giustamente, modo per pizzicarlo, modo più per che criticarlo, esatto, per fargli sì, rimanere sì, il focus. Non so se volete aggiungere altro su Mbappé, ragazzi, perché altrimenti io passerei a parlare della non più capolista, che in questo caso è l'Inter di Farioli, che viene fermato da Montpellier, mantiene l'imbattibilità e mantiene i 4 gol subiti a sostegno della tesi per cui la squadra di italiano adotta principalmente un approccio molto difensivista, almeno alla luce di quanto visto sinora, però perde il primato in una partita lenta, in una partita dove l'Inter non riesce ad essere imprevedibile, nonostante abbia comunque segnato 13 gol, no, in questa stagione. Un brutto passo indietro, secondo te? Brutto passo indietro, soprattutto dal punto di vista del gioco, perché non mi è sembrato il solito un Inza brillante, sì, attento in difesa, ma ormai questa non è una novità. Nonostante però le azioni più pericolose ce le abbia avute la squadra di De Zakarian. Di fatto prende un palo, poi sfiora il gol del vantaggio all'inizio secondo tempo. Inizia che comunque tiene la miglior difesa d'Europa, solamente 4 gol subiti, sono veramente pochissimi, conferma ancora del fatto che questo approccio difensivo alle partite porta i suoi vantaggi, forse dovrebbe magari provare più a vincere partite 2-1 piuttosto che 1-0, no? Quindi provare ad attaccare magari di più, rischiando e metterlo di sicuro il risultato. Esatto, dice, rischiando di prendere quel gol piuttosto che provare a difendere lo 0-0 e portarsi a casa sì la miglior difesa d'Europa, però rischiando poi di perdere punti fondamentali. Non gli ha persi i punti invece il Lione di Fabio Grosso, che trova finalmente la sua prima vittoria in questa Liga, lasciandosi anche alle spalle, no, i fatti di Marsiglia, di cui parleremo tra poco. Come hai visto tu questa partita, Ale? Grosso che si è detto certamente soddisfatto, no? Anche perché da un po' di morale. Certo è che comunque Lione è ultimo, continua a rimanere ultimo, esatto, in questo campionato, però comunque una vittoria che dà morale, no? Sì, vittoria che dà morale, e vittoria che diciamo che se non fosse arrivata sarebbe stata anche un po' clamorosa, no? Di fatto contro il Rennes in 10 dal quinto minuto, ok che il Rennes comunque non è la prima squadra che ti capita, però non deve vincere questa partita, veramente si complicava veramente tanto, e soprattutto dal punto di vista morale, dal punto di vista anche poi dell'atteggiamento, magari riguardando anche poi le partite successive, perché questa era una partita fondamentale che andava per forza vinta, anche perché lì davanti non ci sono state delle sconfitte nelle squadre di bassa classifica, quindi quel punticino in più che magari avrebbero guadagnato in caso di tua sconfitta poi nel lungo termine poteva anche risultare decisivo. Quindi di fatto è un Lione che vince, non convince ancora, perché per convincere bisogna vederlo di fatto in una partita in 11 contro 11 per vedere effettivamente le vere qualità di questa squadra, però era importante portarsela a casa magari anche non giocando benissimo, l'importante erano i 3 punti e Grosso ci è riuscito, c'è riuscito. Ti chiedo un breve commento, Ale, torniamo ancora una volta, spero che sia l'ultima che trattiamo questo argomento, però sono ancora una volta i fatti di Marsiglia. La partita, come abbiamo detto, verrà rigiocata a dicembre. Grosso si è detto molto deluso per il fatto che la partita non verrà disputata dal suo campo neutro. Se hai un piccolo pensiero riguardo? Mi sembra anche il minimo che venga giocata in campo neutro, e da quello che si legge anche negli ultimi giorni forse ci sarà anche il pubblico, ci saranno anche forse i tifosi del Marsiglia, quindi di fatto non vedo una presa di posizione, come ha detto Grosso, da parte della federazione francese. Mi sembra anche una cosa abbastanza ridicola, no? Rigiocare la partita nelle stesse condizioni in cui si erano arrivati a quel Marsiglia-Lione che è stato rinviato, cioè come se non fosse di fatto accaduto nulla. Sì, insomma, speriamo che comunque non si ripetano i disastri visti comunque qualche settimana fa. Insomma, comunque diciamo che siamo tutti quanti d'accordo sul fatto che sia una sentenza un po' a sorpresa, no? Che ci lascia abbastanza di stucco. Passiamo comunque da un italiano all'altro, da Grosso, un altro campione del mondo che è Lino Gattuso, che perde purtroppo contro l'EN. Tra l'altro in malo modo, perché il gol arriva fondamentalmente a tempo scaduto e il Marsiglia colleziona la sua 4ª sconfitta in questa Liga, 10º in classifica.
Vigneault si è detto anche abbastanza preoccupato per l'andamento della squadra, perché continua a non ingranare comunque la macchina dell'allenatore calabrese. Marsiglia che da quando è arrivato Gattuso non ha iniziato benissimo, va detto, come anche detto più volte, non ha avuto delle partite semplicissime, comunque sono tutte squadre molto complicate da affrontare anche poi in Europa, però di fatto sì, Marsiglia che non ingrana. Come ho già detto anche un'altra volta, la squadra secondo me è stata costruita male ed è stata costruita per Marcelino, che poi di fatto ha dato le dimissioni ad inizio, esatto. Dopo un mese. Che ha provato in Spagna, tra l'altro. Esatto, dopo un mese che era iniziata la stagione. E Gattuso deve un po' lavorare con quello che ha. Ripeto, squadra secondo me Marsiglia costruita malissimo rispetto all'anno scorso, si è indebolita tanto. Però anche il Gattuso deve provare magari a dare quel qualcosa in più, perché Marsiglia adesso è in un momento molto complicato e soprattutto in campionato decimo posto, di fatto solamente a 2 punti dal play-out per la retrocessione. Esatto, parlando un attimo dei giocatori, chiudiamo con questo, c'è uno che ci stiamo dimenticando, no? Che ha militato nella nostra Serie A, che è Correa, che insomma non è iniziato bene questa stagione in Francia, 0 gol fatti, 0 assist sia in Europa che in campionato. Come vedete il giocatore argentino, insomma, un po' perso, non è neanche detto a questo punto il riscatto, no? Da parte dell'Inter, che difficile. Avrebbe soltanto qualora il Marsiglia arrivasse terzo, comunque almeno entro le prime tre. Come state vedendo la stagione dell'ex Inter? È un po' perso da quando ha lasciato la Lazio. Esattamente. Anche all'Inter sì, non sì, ha sì. mai dimostrato, non ha mai inciso, se non forse un paio di partite, quindi forse nelle aspettative, ecco. Insomma, non sta andando troppo bene. Vedremo a questo punto se riuscirà a sbloccarsi Correa, vedremo se riuscirà anche Ringo Gattuso a collezionare qualche punto e a far risalire il suo Marsiglia. Siamo in chiusura per questa puntata. Ricordiamo che adesso c'è la pausa per le nazionali, ma noi torniamo la settimana prossima con qualche approfondimento, con qualche analisi di quanto sta succedendo nei principali campionati europei. Nel frattempo, da parte di Giacomo Mastromarino è tutto. Io ringrazio i miei fedeli compagni di viaggio, Claudio De Natale. Grazie a te. Ed Alessandro Spignello per essere stati con me. L'appuntamento è alla prossima settimana, sempre solo, su canale Europa Sport. Ciao e buona serata.